I Need a Dollar, questa era Aloe Black su Radio DJ. Sì, come i prodotti alla Aloe che vanno tanto di moda negli ultimi anni, insomma. Quindi I Need di dollari, che ha fatto delle piccole, dei piccoli rifugi per gli uccellini. C'è molta tensione in studio, sì. Il centralino si è per un attimo anche intasato perché in tanti hanno votato, in realtà è abbastanza un plebiscito. Però, Pachi, sorprendente quanta gente si sia infervorata. Ed è veramente stata una grande lotta. Grazie a tutti per la partecipazione. Secondo me abbiamo beccato un nero del Grande Fratello, come dicono quelli che fanno televisione. Può essere. E quindi in quel momento lì la gente non sapeva cosa fare, ha acceso sulla radio. C'è un'altra ipotesi, che la gente non ne può più, perché il del Grande Fratello fa veramente schifo al cazzo. Abbastanza. Per cui può darsi che molta gente abbia proprio spento lì. Ma il nero del Grande Fratello era Mattias, mi ricordo. No, nella seconda edizione. Un intervallo pubblicitario, sì, per fare scusami. Una battuta. Posso dire una cosa? Sdrammatizzare. E un'altra cosa che sdrammatizza è questa: sono sempre intenerito dal pubblico che ci manda le mail e dice: ho provato a telefonare per televotare ed ero occupato. La gente è così ingenua che non sa ancora che deve fare il numero lentamente. Mancanza di esperienza. Ma questa cosa dei numeri da fare lentamente non si è risolta con i telefoni più moderni. No, anzi, è peggiorata adesso, dopo lo switch off. Lo so che non c'entra, però dopo il passaggio dall'analogico Linus al digitale è peggiorato tutto, non solo la qualità, diciamo, delle trasmissioni che non si vedono più, no? Ma proprio anche le telefonate. Cioè, perché credo che ci siano delle interferenze. Cioè, probabilmente viaggia molto meglio quando si stava peggio. Oh, bravissimo. Posso chiudere con un appello? Chiosa. Siccome parlavamo del Grande Fratello, vorrei fare un appello a quella del Grande Fratello, che è abbastanza figa. Guendalina. Quella che stava con quello del subumano, non che so poi dirti. È uscito. Guendalina. No, non è Guendalina. È quella di Varese che stava con quello ignorante. Insomma, lei se mi ascolta sa che è lei. Tu che stavi con quello ignorante. È ancora dentro. E allora non può ascoltarti. Tu che, però magari glielo diranno dopo. Glielo dicono. Tu che stavi con quello ignorante che dopo sei rimasta delusa perché due volte avete provato a riavvicinarvi ma hai scoperto che lui ti tradiva. Quindi tu sai di essere tu, sei di Varese. Sì. Quando esci, nel caso chiamami, perché comunque sei trombabilissima, mi è molto simpatica e se tu vieni e prima però prendi anche dei calmanti perché è anche un po' agitato. Quindi il programma è esci, prendi calmanti, vieni. Dopo, ma tu devi sapere che le donne fondamentalmente preferiscono gli uomini che le fanno ridere. E secondo me noi che siamo un programma tanto seguito dal pubblico femminile, in questo modo giustifichiamo la vittoria. Avete visto sui... Ma scherzi, guarda che c'è tutte le schede sui grafici? Noi siamo 75% femmine e 25% maschi. Poi soltanto i maschi interagiscono. Ma sono le donne ad ascoltarci prevalentemente. Tant'è che nella votazione per le barzellette ha vinto l'unico maschio. Ha vinto l'unico maschio, il pubblico femminile. Quindi Federica non ce l'ha fatta con la barzelletta del ragazzo col cane. Peccato, bravo. Costantina si è un po' suicidata, diciamolo pure. Però brava, Linus, e poi simpatica. E quindi apri la busta, che ormai ho già aperto io virtualmente. Il nome del vincitore è... Hai capito tanto, non è un mistero. Non esce Linus. Ho capito, ma hai già capito. Dobbiamo verificare che storie. Ma tiri fuori la lettera alla volta. La prima lettera è una. Tra l'altro, essendo una radio giovane, anche le buste vanno aperte in maniera giovane, un po' ritmica così. Lo scratch della busta. E Il vincitore del... Ma tanto lo sanno già chi è il vincitore. Però lì guarda che la sa, piace anche quando sai già va chi bene. È. Radio. Vuol dire anche quale radio, anche questa cresce. DJ? Sì. È Luca. Tutto questo per dire Luca. Quello butto un po' via così. Era due ore che Luca era già in piedi davanti all'altra del microfono. Bravo, un po' emozionato per via di quella voce, ma pronto a ripeterci. Voglio la sottolineare, Linus, che la
vittoria di questo grandissimo uomo Luca non c'entra niente col fatto che poi lui abbia avuto quell'intervento. È la barzelletta che è bellissima. Luca, sei pronto? Vado. Ok, vai. Due colleghi d'ufficio parlano delle proprie preferenze in tema di posizioni sessuali. Uno dice: la mia posizione preferita è rodeo. E l'altro: rodeo, mai sentita, che posizione è? E lui: è molto semplice, fai all'amore con tua moglie a pecorina, a un certo punto ti avvicini al suo orecchio e le dici: sai, questa posizione piace tanto anche a tua sorella. Dopodiché devi resistere 8 secondi senza farti disarcionare. Bellissimo, bravo Luca. Contando che poi quelli che fanno il rodeo hanno quantomeno una briglia a cui tenersi. Sì. Esatto. Quindi anche. Mentre lui è bareback, giusto? Bareback. Sì, bareback. Sì. Bareback. Volevo dire, fare un ulteriore complimento a Luca che nonostante la vittoria non è che si è montato la testa e l'ha detta aggiungendo uguale tale quale. Posso dire una cosa invece? Aspetta un secondo, Alex, la dico su questa musichetta. Prima tu hai fatto l'apertura della busta a ritmo anche. Sì. Esatto. Volevo salutare uno che ho incontrato ieri lungo il percorso della Stramilano, che correva e respirava a ritmo. È un grande. Così? Un automa. Un automa. Ma ha vinto almeno? Dovuto... Ma che è arrivato dopo di me. Faceva schifo quindi. Che cazzo respiri così, scemo? Idiota, ma va a fanculo, te la Stramilano il respiro. Bentornati, questa è sempre la DJ e questa è sempre cordialmente. Dove volete che andiamo? Siamo qui con voi fino alle 11:30, tutti i lunedì sera, dalle 22 alle 23:30. Non ricominciare, Pacchi, che mi imbarazzi, emozioni e preoccupi al tempo stesso. A quello che, no, che ti ho detto non prima. Voglio i complimenti. E voglio ringraziarti ancora. Ma Linus, è gentilezza, dai! Mauro, non può essere gentile! Che subito l'altro si insospettisce, chissà perché adesso questo avrà è così gentile. Ci sarà qualche etichetta. Tutto Linus, un prezzo. Grazie per tutti questi anni, grazie per questa opportunità che hai dato a noi di Linus Torinese, che altrimenti andavamo avanti con le nostre solite canzonette. Ma un po' del cazzo, dai. Ma va. O vuoi che ci rivolgiamo a te anziché con questo trasporto come ci siamo rivolti a quello che respirava strano alla Stramilano? Poveretto. No, scusaci. Ma che cazzo respiri? Ma come respiri? Scemo! Dai, poverino! Ma poverino un cazzo, ma quale problema? Ma uno magari tiene il ritmo. Se l'è cercato un problema, te lo dico io. Sì, sì. Anche perché uno che corre. Provoca. Cioè, è uno che cerca proprio di dirti che. È come dire, guardami. Cercavi le sberle e le trovate. Vi racconto questa cosa, un piccolo Casalinetti. Vai con la sigla! 30 secondi, ma ora proprio. In onda! Ma cosa Casalinetti all'improvviso! Ma cosa i racconti? Più belli. Ma cosa racconti? Conduce Pacchi! Ci sono due tipi di compagni di corsa che possono dare molto fastidio: quelli con problemi respiratori, che ansimano appunto come quello di prima, oppure in un'altra maniera, e quelli che ci abbattano. Cioè quelli che hanno un piede molto pesante nell'appoggio. E tu mentre corri abbassa la musica, Alex, dietro di te senti costantemente. Cioè che appoggiano. Madonna, ma chi sta arrivando? È vero. E quindi è un po' complicato. E quindi certo. È un po' preoccupi. O lo lasci passare oppure accedere e te ne vai. Allora che ti preoccupi, ti dà fastidio. Sì, certo. E poi io non corro agonisticamente, però capisco il problema del suono. Ma sta bene, devo dire. Lo frequenti ancora? Frequentato. Ma no, mi danno fastidio quando le rare volte che ho corso all'aperto mi hanno dato fastidio quelli che corrono in maniera non sincronizzata come gli operai quando battono col martello. Che tu sei lì che stai dormendo, alle 7:30 senti. Certo, almeno correre. Almeno correte. A tempo. Tipo Corea del Nord. Bravo. Secondo me se vai in una maratona nella Corea del Nord sono tutti sincronizzati perfetti. Bravo. Bene. Tu scherzi, il problema della maratona di New York, uno dei tanti problemi è che se tante persone corressero all'unisono sul ponte di Verrazzano, il ponte potrebbe anche crollare. Le vibrazioni e le fanno partire scaglionate per evitare questa risonanza. Ecco perché in Corea del Nord non fanno passare le maratone sui ponti lunghi. Ora lo sapete.
Ma ora invece un argomento più caro agli ascoltatori, wow, tipici di Cordialmente 2011. Contatto avvenuto. Sta per andare in onda una classifica. Va ora in onda YouPorn, wow, classifica dei video più scaricati dal sito cinematografico più frequentato, che ha insegnato a tutto il mondo a usare il mouse con la sinistra. Conduce ancora lui. È un po' vero. Caro Pacchi, devo farti un piccolo warning all'inizio, siccome tu sei parli un buon inglese, sei un pronouncer, non eccedere col pronouncing, è meglio un sano semi maccheronico. Allora, numero 10 abbiamo Barry Legal takes monster cock up apres, appena maggiorenne prende un gallo mostruoso sul proprio asino. Sì. Quindi una ragazza giovane che c'ha il suo asino e lo mette sopra. Horny MILF ask Taylor to make the hem to her trousers. Sì. The hem è l'orlo? Sì. Signora matura vogliosa chiede alla sarta di farle l'orlo ai pantaloni. Però l'ho visto. Curvaceous blonde shows her pussy on a band. Bionda curvilinea mostra la sua gatta in curva. Sì. Guardate. Murano girls make perfect blow jobs. Cioè, le ragazze di Murano, e questo è facile, fanno dei perfetti lavori di soffiatura. Ah beh, certo. E quello vuol dire, no? Il vero blow job è quello. Boy rubs his cock until it explodes. Cioè, giovanotto sfrega il proprio gallo finché esso non esplode. Pensa a in questo un canto. Che mi ha sfregato? Io! Bravo! Britney Spears looks like Whoopi Goldberg. Bella questa base. Sosie di Britney Spears che somiglia a Whoopi Goldberg. Perché rallentando poi gode, che è l'incontrario. Invece è bello. Shy lesbians stay home. Lesbica timida, stai a casa. Hot Hunter makes sex to his Jaguar. Bello. Cioè, cacciatore voglioso fa sesso con la sua Jaguar. Housewife asks brother in law to go to Castorama. Casalinga chiede al cognato di passare da Castorama. Questo è sex, dipende da come glielo chiede. Chiudiamo con Old Lion takes monster cock up his ass. Vecchio leone prende un gallo mostruoso nel sedere. E bello il monster cock. Grazie ancora una volta. Grazie per averci dato dell'opportunità per ridere, per stare bene insieme. E da tanti anni poi. Sì, tantissimi anni che che avete apprezzato questa base musicale, sì, che appartiene al disprezzato mondo della dance, no, mi regala una canzone che arriva più o meno dallo stesso mondo. Questo è un DJ tedesco, anzi turco. Ok. Tedesco di origine turca, e la canzone si intitola Horny, cioè arrapato. Arrapato, meno 10. Lui è Musti. Meno 9. Dai, sta per iniziare Boostic. Boostic, io.